Ciao a tutti amici di Steam Hardware, quest'oggi andiamo a fare l'unboxing della nuova Radeon R9280X Matrix Platinum, la nuova scheda grafica Asus della serie ROG, Republic of Gamers, dedicata per gli utenti appassionati di overclock estremo anche sotto azoto liquido. Questa confezione presenta un'apertura inusuale per le scatole delle schede grafiche. Infatti presenta un'apertura al libro dove nella parte sottostante troviamo una piccola finestra che ci permette di vedere la scheda prima dell'apertura della scatola, e mentre nella parte alta troviamo alcune caratteristiche della scheda, come il dissipatore Direct CO2 e la scheda ha anche la particolarità di avere dei LED sul nome che presenta la parte superiore della scheda, che si illumina in diversi colori a seconda del carico di lavoro. E poi abbiamo i tasti per l'overclock manuale senza agire tramite software. Un tasto più aumentiamo il clock, un tasto meno caliamo il clock, mentre c'è anche un tasto che in questa immagine è poco visibile, che serve per la Save Mode. Inoltre è indicato di utilizzare GPU Tweak per l'overclock della scheda, in quanto è proprio la suite di overclock di Asus. E poi abbiamo 20 fasi VRM di G+, che ci consentono di spingere la scheda oltre i limiti di clock reference. Andiamo a vedere la parte posteriore della scatola e troviamo la scheda disaccoppiata, che ci permette di vedere come è costituito il dissipatore Direct CO2. Possiamo vedere che è presente anche un piccolo dissipatore in alluminio che consente di dissipare il calore delle RAM e del VRM. Inoltre a destra troviamo il tasto Turbo Fan, che solo ci permette di spingere, di portare l'evento al 100% solamente premendo il tasto Turbo Fan, che è presente vicino agli altri tasti per l'overclock manuale. Inoltre in basso a sinistra troviamo le specifiche tecniche della scheda, che presentano overclock di fabbrica, e infatti la frequenza del core è di 1100 MHz, mentre per le memorie è 6400 MHz. Andiamo ad aprire la scatola. Scatola che presenta altre due piccole scatole all'interno della confezione più esterna. La prima è la confezione dove sono alloggiati tutti gli accessori, e come possiamo vedere, allora a sinistra abbiamo dei cavetti per la modifica delle tensioni fai da te, quindi da collegare direttamente alla scheda grafica, e quindi per moddare le tensioni. Un piccolo dissipatore in alluminio, piccolo per modo di dire, che ci consente di dissipare i VRM quando mettiamo la scheda sotto azoto liquido. Infatti c'è proprio scritto LN2 MOS Heatsink. Un piccolo manuale per il setup della scheda. CD driver e utility. Nella parte destra troviamo l'adattatore DVI HDMI e inoltre il Crossfire Bridge. E poi la scheda è alloggiata all'interno del polistirolo, che la incastra perfettamente nella foam rover durante il trasporto.
Allora, finalmente abbiamo tolto tutto l'imballo della scheda. Scheda di dimensioni veramente importanti, 3 slot, lunghezza sui 29 centimetri, ventole da 95 mm, due ventole. Iniziamo l'analisi proprio dal dissipatore, quindi abbiamo detto due ventole da 95 mm. E dissipatore al di sotto in alluminio con delle heat pipes in rame, si possono vedere un po' da questa angolazione, da qui addirittura 3 per dissipatore di alluminio, quindi in tutto dovrebbero essere 6, sì. Sono 6 heat pipes. E poi allora vediamo la parte superiore, la scheda di peso importante. Nella parte superiore troviamo il logo Asus con il nome della scheda. Questo nome si illumina con i LED, come abbiamo detto, presenti indicati sulla scatola. Rosso è il massimo carico e sarà illuminato per la maggior parte del tempo quando siamo al computer, solo per navigare o vedere film. Di bluetto celestino. Poi possiamo vedere anche questa striscia nera che ricopre tutta la scheda, questo dissipatore in alluminio, e serve a dissipare VRM e RAM. Poi la scheda presenta due connettori 8 pin PCI Express per l'alimentazione. Quanto alla scheda stessa overclocka sotto azoto liquido, richiede molta energia, quindi 2,8 connettori ci stanno tutti. La parte posteriore troviamo, vabbè, la copertura in plastica antigraffio, troviamo questo backplate davvero bello in alluminio nero spazzolato con il nome della scheda e il logo dell'azienda. Oltre a proteggere il PCB della scheda, serve anche a sorreggere la scheda sotto il peso del dissipatore, in questo caso 3 slot, quindi un peso molto importante, e serve anche a dissipare la parte posteriore della scheda. Infatti, se la tocchiamo quando è sotto carico, questa scheda, questo backplate diventa molto caldo. Qui dietro, se riesco a metterlo abbastanza vicino, qui dietro troviamo gli alloggiamenti, un alloggiamento per mettere quei cavetti che abbiamo fatto vedere nell'unboxing per la modifica delle tensioni. Questo invece sono i V-check per rilevare le tensioni, e questi sono gli altri due connettori dove vanno attaccati sempre quei cavetti per la modifica delle tensioni. Allora, nella parte posteriore della scheda troviamo il tasto turbofan che permette di mandare le ventole al 100%, e i tre tasti un po' coperti, più per overclockare la scheda, meno per downclockare la scheda, e save mode per fare un clear CMOS. Qui sotto sono presenti i LED che indicano l'overclock che stiamo dando alla scheda. Come prese, come output video abbiamo 4 DisplayPort e 2 DVI, uno dual link e uno single link, come indicato da questa piccola incisione. Quindi possiamo usare anche 6 monitor contemporaneamente, 4 collegati mediante il DisplayPort e 2 mediante DVI. Quindi tecnologia Eyefinity supportata ampiamente. E
Superiormente troviamo i due connettori Crossfire, quindi possiamo, sono due, quindi possiamo mettere la scheda fino a quattro schede parallele di questo genere. Anche se occupando tre slot non sarà facile trovare un case adatto, forse sono adatti meglio i banchetti. Quindi per questo unboxing e rapida visione della scheda, possiamo dire che è tutto. Vi rimandiamo alla recensione scritta che verrà pubblicata prossimamente sul nostro portale streamhardware.com. E con questo è tutto. Dallo staff di Streamhardware un saluto, al prossimo video. Ciao!